Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati e grazie per esservi collegati alla nostra pagina Facebook Garmin Marine Italy. Oggi andiamo a parlare degli Striker Plus, i nostri ecoscandagli dotati di antenna GPS. Noi siamo praticamente pronti, ancora pochi minuti e iniziamo con la nostra diretta. Nel frattempo ne approfitto presentandomi. Io sono Simone D'Aiuto, Sales Manager di Garmin Marine Italia. Qui con noi per fare le domande e per rispondere alle domande abbiamo Carlo Alberto Gagliardi, Sales Account di Garmin Marine Italia. Ciao. E Andrea Napoli, Product Manager di Garmin Marine Italia. Ciao a tutti. Come forse vi ricordate, Carlo fa la voce del cliente finale, fa la vostra voce, fa e raccoglie tutte le domande di Facebook e della nostra casella email e le sottoporrà ad Andrea. Andrea sarà il nostro esperto del prodotto che risponderà alle vostre domande e entrerà più nello specifico di ogni singolo Striker. Vi ricordiamo che durante la diretta potete scriverci qui sotto nella nostra pagina Facebook e i nostri tecnici saranno subito pronti nel rispondervi. Adesso direi che ci siamo in orario, abbiamo aspettato abbastanza e ragazzi, lascio a voi la parola. Grazie Simone, iniziamo quindi in questa avventura degli Striker. Parliamo degli Striker e Striker Plus. Abbiamo due categorie. Il primo si chiama Striker ed è un piccolo display da 3 pollici e mezzo. Poi andiamo a salire con gli Striker Plus con 4.3 pollici, 5, 7 fino al display più grande della nostra gamma che è un 9 pollici. Ok, una domanda che ci fanno, ma sono strumenti a tasti, touchscreen, ibridi, riesci a spiegarcelo? Carlo, sono dotati di una comodissima tastiera, questa tastiera si trova sulla parte destra per i display da 5, 7, 9 pollici, mentre in basso per i 3,5 e 4, comunque le funzioni a prescindere dalla posizione sono identiche. In alto hai i tasti di zoom, quindi questo più e meno che vedi, poi a parte centrale hai i tasti della navigazione del menu e in sotto hai il tasto home, ti permette comunque di entrare nei vari menu e poi molto importante un tasto mark che vedremo più avanti il significato e a fianco chiaramente il tasto di accensione e spegnimento della macchina. Ok, perfetto. Ovviamente sono ecoscandagli. Sono degli ecoscandagli e sono dotati di un modulo con una potenza che va da 200 fino ad arrivare a 500 watt. 500 watt intendo come picco massimo, per cui 500 watt per il 5, il 7 e i 9 pollici. Mentre abbiamo un 200 watt per lo Striker 4 e lo Striker 4 Plus CV è un 300 watt, che la potenza, come sappiamo, è un dato molto importante ed è molto sensibile al pescatore più attento. Ok, perfetto. Ovviamente un ecoscandaglio, oltre alla potenza, ha delle frequenze che supporta. Sì, certo. Allora, questi adesso entriamo, diciamo, nel dettaglio dell'ecoscandaglio. Lo Striker qua, tutta la famiglia degli Striker, per cui dai 4 al 9 pollici, hanno le funzioni tradizionali, quindi l'ecoscandaglio tradizionale che va da 50, 77 e 200 kHz. In più hanno la funzione CHIRP media e alta frequenza. Quindi sono dotati di tecnologie tradizionali e tecnologie avanzate come il CHIRP. Perfetto, per chi diciamo non fosse avvezzo, riesce a farci magari una piccola spiegazione relativa alla differenza fra una tecnologia CHIRP e una tecnologia tradizionale? Sì, poniamo il caso di un traduttore GT20 che tra l'altro è il traduttore contenuto nella confezione della prima gamma degli Striker. Il traduttore GT20 ha una frequenza di 77-200, è un traduttore prodotto chiaramente da Garmin, ma questo traduttore ha delle caratteristiche in più. Gli Striker possono sfruttare al massimo questo traduttore e farlo lavorare in due modi.
Sulla parte sinistra vedi un'imbarcazione con un'onda che parte dalla parte sotto della barca, rimbalza e torna indietro. Questa, poniamo il caso, che è un 77 kHz. Un'onda, parliamo quindi di frequenze, parliamo di suoni, un suono che parte dall'occhio dello strumento, va giù, rimbalza, tocca il fondo e risale su. Sulla parte destra invece abbiamo un'immagine chirp. Come potrai notare, le onde sono diverse rispetto alla parte di sinistra. Il 77 kHz oscilla di più o meno 10 kHz. Questo è il chirp, nel senso che a parità di distanza e di tempo partono molti più impulsi rispetto al tradizionale. Quindi abbiamo visto parità di tempo e di distanza, parità di transduttore. La tecnologia CIRP sfrutta al massimo queste onde che escono dal transduttore e le moltiplica, per cui abbiamo un ventaglio di informazioni nettamente superiore rispetto alla tecnologia tradizionale. Perfetto, ma quindi poi in concreto qual è il vantaggio di utilizzare un CIRP rispetto a una tecnologia tradizionale? Abbiamo un bel vantaggio, il vantaggio è la definizione. Quest'immagine che vedi sulla destra è una lettura di un ecoscandaglio, uno striker, per cui in alto sulla destra, nell'angolo dove c'è lo zero, abbiamo l'imbarcazione. Sotto chiaramente è tutto lo storico, quindi tutto quello che è passato sotto l'imbarcazione, questa fascia rossa che vedi, quindi è il fondale, e tra questa fascia rossa e lo zero c'è un bel blu, quindi tutto ciò che c'è sotto l'imbarcazione, e questi archi sono i pesci. Con una tecnologia tradizionale vedresti degli archi, ma non vedresti, se tu fai attenzione, ci sono alcuni archi sovrapposti oppure alcuni archi molto vicini. E questo si può vedere solamente grazie al CIRP, per cui riesci con il CIRP a discriminare i pesci quando sono vicini e quindi a riconoscerli perfettamente sull'ecoscandaglio, mentre con una tecnologia standard vedresti un'unica macchia, per cui non riusciresti a riconoscere i due pesci vicini. Ok, fantastico. Adesso abbiamo parlato ovviamente di funzione ecoscandaglio tradizionale, ma riesci anche magari a darci un paio di informazioni relativamente alle altre funzioni ecoscandaglio? Sì, allora abbiamo visto che gli striker hanno chiaramente le funzioni tradizionali, le funzioni CIRP, ma hanno anche un'altra funzione che si chiama Clear View. Questa funzione è riservata ai modelli Striker Plus 4, 5, 7 e 9 pollici. Su 9 pollici si chiama SV, poi vediamo il motivo. Il Clear View è una funzione estremamente dettagliata. Come potrai notare, in basso sulla sinistra c'è scritto CIRP 450 kHz, per cui utilizza una frequenza altissima rispetto alle frequenze che abbiamo appena visto. La lettura è identica ad un ecoscandaglio normale, per cui noi ci troviamo in alto sulla destra, dove c'è lo zero, per cui la linea di galleggiamento della nostra imbarcazione. Sotto abbiamo la scala delle profondità, in questo caso la macchina è stata settata in feet. Esatto, domanda. Feet che quindi sta per piedi, quindi è un'unità di misura che viene utilizzata ad esempio in America. Ma dato che siamo in Italia, noi possiamo andare a modificare questa unità di misura? Assolutamente, lo strumento è completamente customizzabile, personalizzabile, possiamo cambiare la lingua, possiamo cambiare l'unità di misura, possiamo cambiare e modificare tutto ciò che vogliamo su questo strumento. Questa immagine è un'immagine dei nostri colleghi americani, è molto d'impatto, per cui è stata scelta per questa presentazione, molto d'impatto perché, come potrai notare, ci dà quasi un'immagine tridimensionale. È stata fatta su un bacino dove c'era un ponte, per cui si vede proprio la forma del ponte. E proprio su questo ponte ti dico che il Clear View serve per vedere sotto l'imbarcazione e serve più che altro per cercare le strutture.
Le strutture che si trovano sotto l'imbarcazione, per cui dove sono strutture, dove ci sono ostruzioni, sicuramente ci sono i pesci. Per cui utile il clear view per cercare delle zone interessanti per la pesca. Ok, perfetto. Quindi ci parli un po' di quali sono i modelli che supportano questa tecnologia? Sì, allora questa tecnologia, come dicevamo prima, è riservata al 4, 5, 7 e anche il 9 pollici e sono dotati di un traduttore per le 4, 5, 7 pollici che si chiama GT20. Il GT20 utilizza le frequenze che vanno da 77 a 200 kHz e un chirp, per cui la modulazione di frequenza che va da 4, 455 a 800. Vedi come sono alte queste frequenze. Sappiamo bene che più la frequenza è alta, più il dettaglio viene visualizzato sul display. Quindi avremo delle immagini molto più dettagliate rispetto a una frequenza, non so, di 77 kHz. Per cui questa tecnologia usa delle alte frequenze per avere delle risoluzioni di immagini nettamente superiori al normale, a ciò che ci siamo abituati. Ok, fantastico. Beh, a questo punto direi che possiamo anche andare a parlare di side view. Sì, il side view è un'altra funzione degli Striker riservata ai modelli 7 e 9 pollici ed è una funzione molto importante, soprattutto per i pescatori che vanno a fare traina. Se tu noti, questa è un'immagine side view. È completamente diversa dalle immagini in cui siamo abituati a vedere un ecoscandaglio oppure all'immagine clear view che abbiamo visto prima, dove la lettura si faceva con un'imbarcazione, immaginando che l'imbarcazione fosse in alto sulla destra e tutto ciò che passava sotto la barca dalla destra verso sinistra era lo storico. Qui l'immagine è completamente diversa. Questa Esatto, linea questo già. per spiegarci Sì. dov'è la Scusa? barca, ad esempio, dov'è la barca rispetto a queste immagini, dove siamo noi? Ok, noi ci troviamo, se tu noti, l'immagine ha una linea gialla al centro dello schermo. Questa linea gialla è la nostra scia dell'imbarcazione, per cui l'imbarcazione è partita dal basso, dove c'è questo zero, è andata in alto e si trova esattamente alla fine della linea gialla. Per cui tutto ciò che c'è da questa posizione in giù è tutto ciò che è passato, quindi lo storico. Noi stiamo guardando, quindi immaginati di essere in alto, in fondo a questa linea gialla, immaginati di essere al mare con una maschera che stai nuotando e puoi guardare a destra e a sinistra. Infatti, sotto hai una scala di misura che va da 0 dal centro, da 0 verso destra da 70, sono 70 metri, da 0 a sinistra sono altri 70 metri. Per cui questa è la nostra scala di misura. E possiamo dire che sulla nostra lato destro o sul nostro lato sinistro a 40 metri di distanza abbiamo degli oggetti. Questi oggetti che vedi sono rappresentati da delle macchie anche scure. Queste macchie scure vengono chiamate ombre acustiche. È il segnale che non riesce a colpire l'oggetto, perché l'oggetto è molto grande e quindi dietro si crea un'ombra. Immaginati di essere all'interno di una stanza completamente al buio, avere una torcia in mano e illuminare degli oggetti. Questi oggetti, chiaramente, dietro a questi oggetti si formeranno delle ombre e sono le stesse ombre di cui stavamo parlando prima, ombre acustiche, e ti dà la percezione dell'altezza dell'oggetto. Il side view, come dicevamo prima, è molto importante per chi fa traina. Immaginate di fare traina, attivare la funzione side view e navigare. A un certo punto potete notare sul lato destro o lato sinistro uno scoglio. Su questo scoglio potete subito andare a vedere cosa c'è. Per cui immaginati, Carlo, quanto può essere preziosa questa funzione per chi va a ricercare un pesce. Eh beh, certo, è anche un risparmio di tempo, immagino, di gasolio anche. Quindi invece di vagare nel mare alla ricerca di una marcatura, vai a trovare una zona in cui c'è una struttura e poi ti focalizzi su quella. Assolutamente sì, perché noi tutti siamo abituati ad andare nel posto X, il nostro posto segreto, conosciamo solo quel posto, invece la tecnologia Side View ci permette di guardare anche sui lati delle imbarcazioni e magari andare a scoprire dei posti che non conoscevamo.
Ok, perfetto. A questo punto allora cerchiamo di capire anche, abbiamo parlato di 7-9 pollici side view, quindi SV, come si legge da questa slide, che traduttore viene fornito in confezione? Allora, il traduttore si chiama GT52, è un traduttore che ha delle frequenze più alte rispetto al precedente, va da 150 a 250 kHz in chirp e funzioni ClearView e SetView, anche questa da 455 a 800. Anche qui quindi parliamo di altissime frequenze per avere il dettaglio di cui abbiamo visto prima. Ok, perfetto. Detto ciò, dato che abbiamo visto varie tecnologie e rispetto a quelle tecnologie anche vari tipi di traduttori, vari modelli, riusciamo a fare per maggior chiarezza un punto e a fare un riepilogo dei traduttori che vengono forniti in confezione? Facendo quindi un sunto di tutto ciò che abbiamo visto, parliamo di Striker, Striker Plus 4 pollici, sono dotati nella confezione di un traduttore dual beam, per cui parliamo di un traduttore che lavora in 77 200 kHz a 500 watt. Tutte le funzioni ClearView racchiuse sui 4, 5, 7 pollici sono dotati di un traduttore chiamato GT20, Transamount, che significa montaggio da poppa. Anche questo, tradizionale CIRP 77-200, funzioni ClearView 455. Se tu noti, tra parentesi c'è scritto 435-475, questa è un'oscillazione che ti permette di avere le funzioni CIRP, per cui 455 è la frequenza mediana. E poi fa più o meno 4,35 a salire 4,75, quindi la frequenza oscilla e ti permette di avere il dettaglio che abbiamo visto prima. Così stessa funzione sugli 800 kHz. 800 kHz è la frequenza mediana e oscilla tra 800 e 840. Ok, Il quindi traduttore, sì, scusa. per chiarezza, così è chiaro a tutti, visto che abbiamo già sviluppato il discorso prima, la tecnologia CIRP utilizza una banda di frequenze, quindi non una frequenza singola come nel tradizionale. Ops, qua c'è stato un salto di slide, torniamo indietro. Non una frequenza singola come nel tradizionale, bensì una banda di frequenze. Quindi più frequenze che vengono trasmesse nella colonna d'acqua, quindi più frequenze, più definizione. Come è stato anticipato dalla slide, qual è però il concetto fondamentale nell'utilizzo di una frequenza? Ovvero, cosa comporta, facendo un esempio, utilizzare la 77 kHz rispetto a utilizzare una 200 kHz? E che differenza c'è fra un traduttore tradizionale come il GT20 che utilizza 77-200 kHz tradizionali, ok? O un GT52 che invece è un chirp high-wide, quindi che vuol dire che utilizza frequenze alte, mantenendo un cono largo da 150-240 kHz. Già la differenza sono le frequenze, per cui parliamo di frequenze diverse. Il Dual Beam e il GT20 abbiamo visto che hanno la medesima frequenza, per cui 77 kHz e 200, mentre il GT52 è un 240 e un 150 kHz. Differenza sostanziale quindi è la frequenza, ma come potrai vedere da queste immagini, non è solo la frequenza, ma è anche il cono di apertura di questo traduttore. Perché più la frequenza è alta, più il cono si restringe. Quindi sul Dual Beam e il GT20TM avrai un cono più aperto. A 200 kHz avremo 15 gradi di apertura e a 77 kHz 45 gradi di apertura. Mentre sul GT52, avendo delle frequenze molto alte, hai un cono da 16 a 24 gradi. Ok, quindi per capire meglio il concetto, possiamo dire che la frequenza ovviamente è inversamente proporzionale all'apertura dell'angolo, quindi più è bassa la frequenza e più aperto sarà l'angolo, quindi avrà un valore maggiore, e viceversa, più sarà alta la Esattamente, frequenza e più stretto sarà l'angolo di apertura, corretto? Carlo, proprio così. Ok, ma adesso per capire e per andare più poi in qualcosa di
pratico. Riesci a spiegarci perché utilizzare o come utilizzare e interpretare una frequenza bassa rispetto a una frequenza alta? Beh, da questa immagine si capisce, è il pescatore più accanito, qua forse sorride. Con una frequenza 77 kHz abbiamo un cono più aperto rispetto al 200 kHz. Per cui a parità di posizione, immaginiamoci di stare in una zona con dei pesci intorno. Immaginiamo che questi pesci siano completamente fermi. Con 77 kHz si riesce a vedere il branco di pesci o il pesce che abbiamo intorno all'imbarcazione, mentre con il 200 kHz no, perché il pesce è fuori dal cono. Per cui i nostri striker hanno la possibilità anche di lavorare con la doppia frequenza e possiamo andare anche in una zona di ricerca con le due frequenze nel momento in cui il pesce o il branco entra sul cono del 77 kHz, possiamo switchare sulla 200 in modo da sapere esattamente quando arriva sotto la nostra imbarcazione e a quel punto prenderlo. Perfetto. Adesso, sempre tornando alle domande che ci fanno su Facebook o via mail, molti ci chiedono, ma come mai io da fermo, con l'imbarcazione fermo, ho un'immagine pulita, perfetta del fondale e quando invece procedo con la navigazione, quindi mi sposto da un punto a un altro, perdo il fondale e non vedo più nulla. Riusciamo a chiarire quali possono essere le eventuali cause? Sì, quindi finiamo la parte delle funzioni e della spiegazione, diciamo, di come funziona un traduttore, delle varie differenze, e qua entriamo nel mondo delle installazioni. Sappiamo bene quando la barca inizia a muoversi, crea delle turbolenze, per cui in movimento la barca crea delle turbolenze, da ferma non c'è nessuna turbolenza, per cui la lettura del traduttore no, non ha delle problematiche, non ci sono delle interferenze sulla lettura di un traduttore. Le interferenze sono le bolle d'aria che si formano in movimento. Immaginati, guarda l'immagine di destra, questo è un motoscafo che si sta muovendo, guarda tutto il fascio di bolle d'aria che si formano sotto l'imbarcazione. Queste bolle d'aria chiaramente creano delle problematiche sulla corretta lettura del traduttore, quindi ci saranno delle interruzioni sul segnale e quindi sull'ecoscandaglio vedrai dei buchi, si chiamano in gergo dei buchi, per cui dei salti della registrazione. Vedrai una linea rossa interrotta e poi riprenderà. Quindi le bolle interrompono la lettura del traduttore. Quindi avrai una lettura frastagliata. Ok, perfetto. A questo punto, anche da questa immagine che è molto chiara e fa vedere proprio dove si creano queste bolle e dove non si creano, fra l'altro, tipo in questa zona qua, riusciamo a dare delle indicazioni di massima rispetto a dove deve essere installato un trasduttore da poppa? Chiaramente ogni barca è diversa, per cui non esiste la posizione del traduttore. La posizione del traduttore va valutata con un installatore qualificato e in linea di massima deve essere libera da turbolenze. Libera da turbolenze cosa significa? Che se i nostri traduttori, che abbiamo visto prima sugli striker, sono tutti da poppa, per cui il traduttore deve essere montato a poppa. Bisogna guardare che da poppa a prua non ci siano semplicemente delle ostruzioni, perché le ostruzioni in movimento creano delle bolle d'aria. Come ostruzioni possiamo pensare anche a una semplice presa a mare, per cui la presa a mare in movimento crea della turbolenza. Queste bollicine d'aria si muovono da prua verso poppa, andranno sotto il traduttore e creeranno dei problemi, per cui bisogna capire da scafo a scafo dove posizionare il traduttore. Un'altra cosa molto interessante è il parallelismo. Il traduttore, come vedrai sulla parte sinistra, deve essere parallelo al fondo, chiaramente, perché se è leggermente spostato o inclinato, immagina il fascio che parte dal traduttore, arriva nel fondo e torna indietro. Se il traduttore è storto, rischiamo di perdere il rimbalzo, per cui deve essere fondamentalmente parallelo al fondo. Ok, perfetto. Una domanda che ci fanno anche è, ok,
sappiamo che ci sono i modelli di Striker con in confezione già un traslatore da poppa fornito, ma nel caso in cui io avessi già una barca con un traslatore a bordo, posso utilizzarlo? Sì, abbiamo visto che gli Striker utilizzano frequenze che vanno da 50 a 77 e 200 kHz, per cui se il traslatore montato in barca rientra in quel range di frequenze, assolutamente sì. Noi abbiamo sostanzialmente due modelli di Striker. Gli Striker con traslatore incluso nella confezione e senza traslatore. Gli Striker senza traslatore, per cui nella confezione non ci sarà il traslatore, ci saranno dei cavi che permetteranno anche di adattare i vari traslatori. Chiaramente dipende anche dal marchio, ma generalmente quello che c'è sulla confezione è più che sufficiente. Se non è sufficiente, noi comunque abbiamo anche dei cavi adattatori per collegare i traslatori di terze parti. Ah, perfetto, ok, dai. Allora, quindi abbiamo fatto una bella overview dei traslatori da poppa e del tipo di installazione. Vogliamo anche valutare anche i traslatori con una differenza tipo di installazione? Sì, come abbiamo detto, ci sono diversi tipi di imbarcazione, ci sono diversi tipi di scafo e non tutte le imbarcazioni possono montare dei traslatori da poppa, per cui si può passare ai traslatori passanti. I traslatori passanti, come vedi sulla parte destra, abbiamo i traslatori all-in-one, che sono dei traslatori in acciaio con il loro fairing block, che è una scarpetta, diciamo, fluido dinamica che ci aiuta a pulire la lettura del traslatore. Qua vedi due traslatori uguali, una coppia di traslatori. Una coppia di traslatori perché abbiamo visto che abbiamo delle funzioni chiamate side view, quindi le letture, abbiamo delle letture che guardano a destra e a sinistra delle imbarcazioni. Con imbarcazioni con una carena molto pronunciata, se mettiamo solo un traslatore sulla destra, come potrai vedere sull'immagine qua in alto sulla sinistra, la parte di sinistra è ostruita, per cui abbiamo necessità di mettere due traslatori, uno a destra e uno a sinistra, in modo da avere una lettura pulita. Per cui abbiamo la possibilità di sfruttare appieno le tecnologie di Garmin utilizzando una coppia di traslatori. Quindi potremo mettere un traslatore a destra e un traslatore a sinistra. Fantastico. Direi che abbiamo parlato in maniera esaustiva di tutto ciò che concerne l'ecoscandaglio, le tecnologie, le funzioni e i traslatori che sono presenti nella serie Striker. Vogliamo anche parlare di antenna GPS, ovvero a cosa serve? Beh, allora, abbiamo visto che sono degli strumenti con delle tecnologie pazzesche, per cui abbiamo visto il CIRP, abbiamo visto il Clear View, Side View, come si legge e come funziona. Questi Striker sono dotati anche di antenna GPS, antenna GPS 5 Hz integrata, che ci permette di avere tutte le funzioni di un GPS. Non è un cartografico. Per cui esatto, non la domanda che ci fanno spesso è questa. Ho un'antenna GPS, quindi posso inserire una cartografia dentro lo Striker? No, come dicevo, non è un cartografico, ma ha tutte le funzioni di un GPS. Per cui immaginiamo di avere un foglio bianco con la nostra imbarcazione al centro del foglio e sfruttare tutte le caratteristiche di un GPS, per cui creare una rotta, inserire dei waypoint e poi avere tutte le informazioni relative alla nostra rotta e ai nostri waypoint. Su uno strumento dedicato prevalentemente alla pesca, avere il GPS integrato è a 5 Hz, per cui si aggiorna la posizione dell'imbarcazione si aggiorna 5 volte al secondo. È un vantaggio pazzesco perché tu puoi sfruttare l'ecoscandaglio nel momento in cui arrivi in una zona di pesca. Prima abbiamo visto la funzione side view. Sì. La funzione side view, se tu vedi sul lato destro o lato sinistro uno scoglio, puoi subito inserire un waypoint, quindi questo waypoint sarà georeferenziato e potrai andare o raggiungerlo anche in un secondo momento.
Per cui Quindi parlando di waypoint in concreto, visto che lo vediamo anche da questa slide, ad esempio questo Big Bus, questo è un waypoint che è sì, stato registrato. assolutamente. Un waypoint, quindi un mark, un simbolo che può essere personalizzato. Possiamo mettere quindi subito un simbolo, quindi qua, il Big Bus è una zona dove molto probabilmente è stato preso un Big Bus, noi possiamo chiamarlo come vogliamo, e in quella zona ci saranno dei pesci. Per cui sicuramente lo Striker è arricchito di un GPS che è una funzione fondamentale per chi va a pescare. Perfetto, quindi abbiamo visto l'antenna GPS da 5 Hz. Vogliamo spiegare magari a chi non dovesse saperlo cosa si intende 5 Hz? 5 Hz, come dicevamo prima, significa che legge 5 volte la posizione, viene aggiornata 5 volte al secondo, per cui è aggiornata quasi istantaneamente, quindi il dato è molto preciso. Ok, perfetto. Visto ciò, l'antenna GPS, oltre quindi alla registrazione di waypoint, tracce rotte, cosa può fare? Qua c'è una funzione estremamente importante che hanno gli Striker. Si chiama Quick Draw. Il Quick Draw, grazie alla posizione del GPS, ma grazie soprattutto alla lettura dell'ecoscandaglio, legge tutte le informazioni dell'ecoscandaglio, per cui la profondità, e crea delle batimetriche personalizzate. Nel senso che più utilizziamo questa funzione, più sul nostro foglio bianco, come l'abbiamo chiamato prima, si creeranno delle batimetriche. Queste batimetriche, quindi tutte queste informazioni, vengono memorizzate all'interno della macchina fino a 1000 km quadrati. Quindi immaginati la quantità di dati che riusciamo a inserire all'interno della macchina. Quindi più utilizziamo questa funzione, più si creano queste linee. Tu vedi questa macchia verde intorno con tante queste linee nere. Queste sono tutte delle batimetriche che ha letto il nostro ecoscandaglio. Quindi in concreto sono come è conformato il fondale. Quindi qua Sì, ho 63 metri, qua ce ne sono 65, eccetera, eccetera. Ma questo cerchio che vedo attorno all'imbarcazione, cos'è? quel simbolo, quel cerchio, ci dà l'informazione della lettura. Abbiamo un cerchio verde quando le condizioni di registrazione sono ottimali, per cui significa mare calmo, una velocità adeguata per la situazione, e quindi quando il cerchio è verde significa che la lettura è perfetta e inizia a creare delle batimetriche, quindi inizia a registrare queste batimetriche. Poi abbiamo questa è una tabella di lettura dei colori. Il cerchio giallo si ha quando la navigazione va oltre gli 8 nodi, poi inizia a diventare rosso quando le condizioni non sono ottimali. Per cui sicuramente una perfetta registrazione è consigliabile con il cerchio verde. Quindi quando il cerchio è verde è tutto perfetto. E quindi ci permetterà di avere poi una cartografia, tra virgolette, quindi una cartografia dedicata esclusivamente a ciò che c'è sotto l'imbarcazione, quindi una cartografia del fondale perfetta. Ho la possibilità di andare dopo che ho salvato ovviamente le mie registrazioni qui in draw, di andare a personalizzarle. Sì, assolutamente. Dopo aver fatto la registrazione, ma anche nel momento in cui stai registrando, tu puoi decidere che, non so, la batimetrica che va dai 5 ai 10 metri la vuoi verde, la batimetrica che va dai 20 ai 30 la vuoi gialla, e a questo punto, per magia, si creerà questo quadro, lo chiamo così, un quadro ricco di colori, ma utile sicuramente al pescatore più attento, perché a colpo d'occhio si riesce a capire le zone di interesse, magari sulla linea già sulla macchia gialla che si vede qua sullo schermo. C'è un determinato tipo di pesce, perché prediligono delle batimetriche diverse rispetto a quelle blu, e così via. Per cui sicuramente un aiuto in più al pescatore più attento.
Perfetto, quindi una funzione intuitiva. Molto. A questo punto abbiamo parlato quindi di registrazioni, quindi dati che io mi sono salvato sull'ecoscandaglio, ma se volessi consultare le mie batimetriche comodamente da casa, posso farlo? Sì, noi abbiamo un'app gratuita che si chiama ActiCapital e posso sfruttarla per gli striker 7 e 9 pollici. Posso utilizzare quest'app e caricare la mia quick draw su una community e quindi condividere tutto ciò che ho fatto su una community quick draw e posso anche andare a sfruttare le registrazioni degli amici pescatori sul mio Striker, quindi posso andare a vedere anche altre cose. Ho capito, perfetto. Però adesso una domanda che ci fanno molto spesso è il timore che hanno ovviamente i pescatori, che sono tutti molto gelosi dei propri punti di pesca, delle loro zone, ma i waypoint e i percorsi che io mi sono salvato sul mio ecoscandaglio rimangono consultabili da me o anche da altri? Sì, i pescatori generalmente, oltre a essere gelosi, considerano i waypoint come punti segreti e questi punti segreti possono essere visualizzati solo ed esclusivamente dal proprietario dei waypoint e possono essere inseriti su un cloud. In questo cloud ci va solo ed esclusivamente chi è registrato e chi è il proprietario di quei waypoint, per cui rimangono. Se vogliamo rassicurare i pescatori, rimangono segreti. Perfetto, perfetto. Benissimo. Quindi, facendo un riepilogo, di cosa abbiamo parlato oggi? Questa immagine racchiude tutto ciò di cui abbiamo parlato. È un'immagine di un display con il massimo delle tecnologie, come si può notare. È suddiviso in tre parti, per cui possiamo personalizzare la visualizzazione come meglio crediamo. In questa schermata c'è sulla parte alta un'immagine della scansione laterale, sulla parte bassa a sinistra la funzione dell'ecoscandaglio in CIRP e sulla destra la funzione Quick Draw. Per cui in navigazione potremmo utilizzare una schermata di questo tipo, poi nel momento in cui si arriva nel punto pesca, quindi la funzione Quick Draw, quindi la posizione del GPS ci permette di vedere che siamo arrivati al nostro waypoint, possiamo sfruttare appieno il display utilizzando, non so, la funzione ecoscandaglio a pieno schermo e quindi goderci la nostra giornata. Quindi questa è la sintesi di tutto ciò che abbiamo raccontato. Un display con mille funzioni. Perfetto, bene, con questa slide direi che abbiamo concluso. Grazie mille Andrea, sei stato Grazie a te. chiarissimo. E detto ciò, io vi ricordo che potete sempre continuare a farci domande qua nei commenti di questa diretta. Vi risponderemo, potete anche scriverci alla nostra pagina direttamente Facebook. E colgo l'occasione per ricordarvi che abbiamo anche un profilo Instagram. Quindi, se vi fa piacere, fate un like, aggiungetevi. Noi su questo profilo andiamo a condividere contenuti ovviamente marine, sia di vela che di pesca e di tutto ciò che concerne il mondo marino. Per cui aggiungetevi. E detto ciò, grazie ancora per la partecipazione e rimanete, diciamo, sintonizzati, come si dice di solito, sulla nostra pagina perché ovviamente stiamo preparando nuovi contenuti su altri prodotti e se vi fa piacere venite a trovarci. Grazie ancora e alla prossima!